Ok, oh, vediamo di condividerla. Allora, ok. Ok, adesso per il momento non c'è ancora nessuno, aspettiamo due o tre persone, poi direi che si può partire con questo esperimento. Che sicuramente è un po' più veloce che mettersi lì a scrivere delle recensioni, magari in inglese, e poi leggono di tre persone in croce. C'erano degli studi di cui leggevo qualche giorno fa riguardo i contenuti video e di come questi si stiano piano piano, diciamo, sostituendo quelli scritti, almeno per quanto riguarda stronzate come queste. Ok, va bene. Allora, sta cosa qua la facciamo soprattutto perché mi sentivo un po' in colpa per avere sulla scrivania dei CD ormai da un anno che sarebbero dovuti uscire in una versione cartacea, su cui in realtà lavoro come al solito alacremente per qualche giorno, poi dopo mollo un po' lì, poi dopo si accumulano altre cose, quindi diciamo che proviamo a vedere se magari facendo qualche piccola diretta video ogni tanto, magari anche intervalli regolari o il venerdì sera, che ne so, si può anche inventare eventualmente una rubrica. Vedi tutto nero? Sono le lezioni. No, io vedo bene, poi sto guardando sia da un dispositivo che... Vedete tutti nero? Beh, non è che stia facendo particolari cose, sto muovendo le carte come... Ok, no, dicevo, un po' per togliersi anche la colpa di avere del materiale che ti viene dato per fare le recensioni, che ovviamente il motivo per cui tanti iniziano a fare una fanzine, poi il mondo delle fanzine è un po' cambiato negli anni, siamo arrivati a un punto in cui avere dei promo era più una cosa rara che non... forse più unica che rara, ecco, col fatto di tutte queste cazzate tipo streaming e download on demand, che per una etichetta sono comodi, ma da fanzinaro, da collezionaro, sono cose che mi fanno proprio impazzire personalmente. Allora, dicevo, secondo me può essere carino fare una carrellatina di robe o nuove o robe che mi sono accattato per concerti vari o roba anche presa a random dalla collezione che si trova di là. Poi in realtà un po' sparsa in giro, ma più sparsa di quanto vorrei. Quindi, diciamo, materiale sicuramente non ci viene a mancare. Bisogna vedere se poi qualcuno ritiene interessante, anche perché poi fare delle recensioni scritte è un conto, fare un video che sia anche piacevole da ascoltare deve essere un'altra cosa. Poi vediamo un po' l'esperimento come va, poi se piace lo si ripete. Allora, partirei questo venerdì sera con un gruppo della mia città. Questo è un demo CDR limitato a 25 copie. È un side project di un gruppo che ormai ha 15 anni, perché sono formati verso 2003, di amico Ricky, già attivo, dicevo, nel suo gruppo principale, che sono in Grumo. Ha fatto questo gruppo che è un gruppo tributo, si vede anche dalle bavette stile Sublime Cadaveric Composition qua sotto, il logo è Togo. C'è la splatterata dietro, cosa dici, non manca nulla. Lo stile
che si vuole affrontare, secondo me, almeno si capisce abbastanza bene, quello ovviamente vicino a Missing Fury, Last Days of Humanity, roba del genere. Diciamo che purtroppo l'effetto cucchiaino di plastica nel ventilatore della batteria a canna non si sente, ma d'altronde ci vuole, immagino, qualcuno abituato ad andare perennemente a manetta. C'è anche il primo like, guarda che cosa meravigliosa. E poi me lo manda sempre sto mio amico giapponese che secondo me adesso farò anche la cazzata di magari perché parla perfettamente l'italiano, ma ho qualche dubbio che a volte capisca quel che dico. Vabbè, lasciamo perdere. E, no, dicevo, manca un po' l'effetto mitragliatore nella batteria, però i presupposti sono interessanti, tant'è che esiste il piano di far uscire questo demo CDR su cassetta sull'etichetta secondaria di Nuclear Abomination, che è Pulsating Putrefaction, che era nato originariamente per rilasciare la roba più rumorista, sperimentale, noise core, noise gore noise. Comunque roba diciamo non facilmente classificabile. Poi in realtà la prima cosa che è venuta fuori è venuta un CD alla fine, quella di Black Mass of Fabsu, che è venuto anche meglio di quello che doveva essere, perché l'etichetta doveva essere una cosa più lo-fi o per non dire all'italiana lo-fi, che può avere delle declinazioni leggermente diverse. E invece alla fine poi è venuto meglio di quanto doveva, quindi diciamo l'etichetta adesso dovrà riprendere un po' quello che era il taglio più gore grindeggiante, più marcescente che doveva avere originariamente. Poi in realtà ci saranno delle inflessioni più gore grind sull'etichetta principale di quanto pensavo, però diciamo Pulsating Putrefaction lo voglio tenere giusto su questo tipo di cose qui. Poi se c'è un qualche feedback lo ascolto volentieri. Commenti, roba del genere, poi non so bene come funziona, questa è la prima live che faccio in vita mia. Sono diversi pezzi, pochissimi secondi, ovviamente tutti tematiche ultra gore, purulent bacterial, meningitis, roba del genere, come d'altronde deve essere. Io ho ancora qualche CDR di questi, in distro me li ha lasciati Ricky. Se a qualcuno interessano, insomma, li metto volentieri anche dentro, anche con un omaggio, con un pacchetto. Poi immagino che tutti quelli che stiamo vedendo questo video lo sanno già, però esiste un sito di un'etichetta, di una distribuzione che sto gestendo, che è www.omega.it. Lì, se volete fare qualche acquisto di qualsiasi tipo, poi questo demo CDR ve lo posso mettere in omaggius. Allora, questa roba dalla copertina orribile, che sembra una cosa indonesiana, Brutal Slam, con i soliti titoli, guarda che cazzo di proporzioni, quindi c'è una roba fatta a metà computer. Di per sé è orribile, però in realtà adesso dentro c'era non so per quale motivo, il DVD di Excalibur di Murban, ma CD dovrebbe essere dentro il lettore esterno del PC. Grazie Brandy. Questi qua, in Seated Abomination, sì, in Seated Abomination sono un gruppo, un duo di una cittadina tedesca che si chiama, mi sembra, Wolfsburg. Che fanno brutal death tutto sommato abbastanza tradizionale, però non stile, come si può dire, perché poi il brutal death, adesso io non me ne intendo tantissimo, ma ha avuto dei periodi storici ben precisi, no? Questo sembra un gruppo registrato alla fine degli anni 90, quando c'erano i primi gruppi brutal death americani che non avevano ancora affinato il suono, le sonorità, la compressione, come poi sarebbe stato con Unique Leader, come si chiamava quell'altra etichetta, credo ci sia ancora Amputated Vein. Questa è una roba abbastanza tradizionale, ricorda un po' Incestus,
che ne so, flash, primi flash grind, no, cioè ritmiche molto pressanti, molto massicce, eccetera, eccetera, vocione cavernoso sopra. Sto guardando le mie mani che si muovono sopra il CD e già mi immagino gli stranieri. Oddio. L'ho preso per il culo all'italiano che muove le mani, non finirà mai. Dicevo, sì, ricordano un pochino Brutal Death, quei gruppi Brutal Death del primo periodo. Non è malaccio, è registrato bene, è autoprodotto, è una roba dell'anno scorso, del 2017. La recensione in realtà l'avevo già scritta e secondo me si trova da qualche parte negli appunti che ho fatto per il prossimo numero della Fanza stampata. Comunque sì, diciamo, se dovessi dare una votazione, al solito 6 e mezzo, adesso io più di tanto questa roba che ogni tanto balla a mettere su, è il tipico mugghio che si sentiva alla fine dei concerti stile Mountains of Death, quando sono le 4 di mattina e c'è il DJ che mette a rotazione la roba locale, ecco. Passiamo, questo è veramente un gioiello. I Gruesome Malady sono uno dei gruppi più sottostimati, no? Come si può dire, underrated in italiano, sottovalutati diciamo, della scena. La metto molto, aspetta, faccio anche il segnetto, tra virgolette, gore grind. Sì, scusa. Perché vicino, oltre piede è microscopico e faccio fatica a mettere tutto il CD, però se in effetti è meglio metterlo più centrato. Dicevo, questo è un gruppo secondo me vergognosamente sottovalutato, perché già negli anni, primi anni 2000 avevano fatto uscire, questi sono il cantante Vikram, suonava prima in un gruppo che si chiamava Dying Embrace, facevano Death Doom, e questo qua è una roba che si potrebbe vagamente classificare come gore grind. La verità è che è talmente psicotica, talmente contorta, ma non quelle robe ipertecniche dissonanti a cazzo, stile psicroptica, roba così. È roba veramente assurda. Cioè, questa roba qua è da sentire perché sembra che questi qua siano stati sotto l'episodio della Union Carbide, perché cioè hanno delle sonorità che vanno sentite. Adesso io non so neanche ben descrivere, scivolano da delle robe pesantissima, gore grindeggiante, con la voce gutturale, no, acquosa, stile Cam o altri gruppi del genere, e poi iniziano a fare digressioni allucinanti su generi che non saprei neanche ben definire. Però è un gruppo di cui avevo perso completamente traccia. Dopo avevo fatto un CD full, mi sembra sempre per Bizarre Lepros, con la copertina del tizio di Brain Dead della Webzine, e poi un altro split. Adesso non mi ricordo se lo split era per l'etichetta di Urkewitz. Comunque questo qua è nuovo ed è ancora più contorto, ed è ancora, secondo me, capolavoro assoluto. Questo è un CD che va preso, anche perché veramente, se uno ha tanta roba da sentire in macchina, più o meno monotematica, con questo spezzi, diciamo, il suono in qualsiasi sequenza tu stia ascoltando qualcos'altro, perché cioè non c'è nulla di neanche lontanamente avvicinabile. Confezione particolarmente interessante, presso una roba Bizarre Lepros. Io non sono un gran fan della Bizarre Lepros a 365 gradi, anche per fatti miei, diciamo, personali, ma comunque, diciamo, bisogna dire che nel campo del gore grind sono sempre stati, se non l'etichetta leader, una delle prime tre, ecco, insomma. Per quanto, comunque, se non mi ricordo male, loro hanno sempre lavorato solo su CD. Vabbè, non c'è neanche molto altro da dire su questo. Questa invece è la vera bomba, la vera bombetta, secondo me, del death metal made in Italy di quest'anno. Perché questo qua è, non sono un gran, sì, erano quelli indiani. Comunque
Questo qua invece, dicevo, non so se poi viene considerato un side project o meno, e soprattutto non ho ancora capito se è un CD vero e proprio, un mini, un sampler o un promo. Io l'ho avuto a sbaffo da Giorgio, quindi per me è un promo, quindi diciamo lo considero promo. Sono quattro pezzi? Sì, sono quattro pezzi, il gruppo è su delle zone di Brescia, non sto dicendo una stronzata, sì, mi sembra di Brescia, è una sorta di side project, io lo chiamo side project, poi adesso mi correggeranno loro, di Elish God e di altri gruppi, diciamo, della zona, anche più storici, diciamo con un po' più di storia dietro. Poi SM, che è cantante, chitarrista, aveva poi suonato in tanti altri gruppi, anche Voids, mi sembra. E questo secondo me straccia 10 a 0 quello che comunque hanno fatto con Elish God, perché io penso ancora che Elish God sia, questo non me ne vogliano, un progetto che non ha ancora maturato il suono che vorrebbe essere. Poi capisco che i riferimenti di questo gruppo e di Elish God sono completamente diversi, però Elish God manca un pochino di mordente, gli manca qualcosa, ecco. Qua invece il pacchetto c'è tutto, è completo. Questa roba ultra, lasciamo perdere un po' il discorso di sto font ripugnante e di tutto il concetto legato al cosmico, alla Origin, che non è uno sicuramente delle mie tematiche preferite. Però sotto, minchia, qua c'è la musica che tiene su tutto, perché velocissimi, ultra tecnici, si chiamano, io che adesso mi è venuto, Quantum Hierarchy. Fa roba, adesso non saprei neanche spiegare, tipo Et Eternal, sai quella vena di death metal ultra tecnico, però cattivissimo, che era venuto fuori nel periodo Diabolic, Crisium, Angel Corpse, così via. E qua riprendono quello stile. Sembra una roba uscita in quel periodo lì, Centurion anche. Più tecnici, più puliti, ma poi d'altronde nel 2018 sono passati 20 anni, anche se fatico ad ammetterlo, ma quello è il discorso. Sì, esatto, il progetto di Malgaretti. Niente, questa roba uscita per avere Latins più, assolutamente da prendere, probabilmente essendo un cartonato, un mini, non costerà neanche tanto. Se c'è qualcosa, se uno dei 10 CD death metal a prendere dell'anno è questo, non c'è assolutamente dubbio. A me è piaciuto moltissimo. Secondo me, se fanno un full length su questa linea, spazzano veramente un po' dappertutto. Soprattutto adesso che, diciamo, vedo che un po' la scena italiana, fra virgolette, poi mi fa sempre schifo usare questo termine, però si è un po' più buttata sulle sonorità vecchie scuole, eccetera, eccetera. Qui si è aperto un po' un target, diciamo. Cosa sta facendo? Stai fermo. E si è aperto, dicevo, un settore di mercato che non è assolutamente, non solo non è più inflazionato, ma non è quasi per niente esplorato. Quindi questa è una cosa che sicuramente, scusate un attimo, ho il gatto un po' irrequieto. Sì, niente, questa roba da prendere, dai. Tagliamo corto, che sono già rotto i coglioni. Necroprofanato, questa roba dell'anno scorso, sono di Campobasso. Devo chiedere delle scuse se c'è qualcuno di loro che mi sta ascoltando, perché effettivamente non ho avuto ancora modo. In realtà anche di questa ho fatto una recensione, di cui ovviamente non mi ricordo nulla, qualche tempo fa. E un CDR, questo è un vero e proprio demo, ovviamente con tipici simboli onirici, totalmente credo a caso, spero almeno, come è giusto che sia in questo genere. E secondo me sta roba qua è interessante, uno dei gruppi black metal più interessanti che ho sentito in Italia negli ultimi anni. Ho
ho letto il gruppo essere descritto come di black trash. Secondo me di trash non c'hanno un cazzo, però hanno un casino di quella cattiveria sudamericana, soprattutto diciamo con quelle sonorità grezze e totalmente non raffinate, neanche diciamo. Hanno quel suono un po' putrideggiante, ecco, che in questo genere è indispensabile. Non hanno quella sorta di glacialità tipica dei gruppi del nord Europa. Si riferiscono chiaramente a un tipo di black metal che però non è neanche quella roba tipica, war metal, come la chiamano adesso. Questi sono da sentire, ecco. Non riesco neanche a spiegare bene, anche perché poi il black metal non è esattamente il mio genere, quindi faccio anche un po' fatica ad starci dietro. Io me li sono goduti tantissimo, secondo me questo è un gruppo da sentire. E poi secondo me io ho finito, a meno che non c'è della roba portata, secondo me ho finito la carrellata. Sì, di questi qua effettivamente non ho detto un cazzo, chiedo scusa, ma so anche poco cosa dire, sono fan black metal, sono marci, che devi dire, pigliali. Ah, ecco, un discorso, io potrei fare una cosa di questo genere anche venerdì prossimo, se ho della roba recente me la recensisco, altrimenti prendo della roba vecchia, oppure si potrebbe anche strutturare in modo da prendere, non so, 3 CD vecchi, 3 CD nuovi, magari di demo della roba vecchia, anni 80-90. E della roba nuova, tipo mettere anche in confronto, non so se la cosa funziona. Io per quanto sono riuscito a parlare totalmente a caso, 20 minuti, beh, insomma, senza scaletta non c'è neanche male. E niente, dai, proviamo a fare questa cosa qui, magari vedere se non la faccio in inglese, per l'amor di Dio, perché al di là del fatto che balbetterei per tutto il tempo, ma non so neanche se ne vale la pena per gli ascolti. Niente, se avete qualcuno che potrebbe essere interessato, mettetelo, cosa devo dire, solite robe, mettetegli la pagina in condivisione. Se qualcuno vuole avere una micro recensione, mi mandi qualcosa. Posso anche fare una qualche recensione online. Adesso magari più tardi potrei agganciare un 2-3 link presi da Bandcamp, magari ne parlo un attimo e poi metto il link in descrizione sotto. Questa potrebbe essere anche un'altra idea, perché proprio questa settimana ho ascoltato 2-3 gruppetti di questi che registrano e mettono registrazioni online in questi siti di condivisione, e sono robe interessanti, secondo me ne potrebbe valere la pena. Per il cartaceo c'è ancora da aspettare un po', soprattutto perché ultimamente probabilmente traslocando tutto, anche l'ambaradan della distro. Ci sono delle nuove produzioni in corso, il lavoro continua ad andare avanti perché io devo pagare l'affitto, e quindi il tempo libero per fare una fanzine scritta al momento faccio fatica ad averlo, ma spero andare alla fine dell'anno riuscire a far uscire una sorta di newsletter, che dovrebbe essere l'appendice all'ultimo numero. Poi sto parlando un pochino a vanvera perché voglio arrivare a cifra tonda con i minuti e basta. Se ci sono domande, magari me le potete anche scrivere qui, e poi se non rispondo stasera rispondo domani. Ah sì, farsi sentire qualcosa che recensisco, vabbè, però se le faccio sentire col microfono del telefono, secondo me si sente di merda. Possiamo farlo, cioè per alcune cose più noisy non dovrebbe essere un problema. Sarebbe interessante magari intervallarli e vedere se si riesce ad agganciare qualcosa in modo che l'audio passi direttamente alla live. Difficile. Però boh, provo a guardare, mi informo. Sì. Il problema è che qua su questo, tra l'altro, su questo PC qua non ho. Ho un lettore CD esterno e non legge tutto. Soprattutto i CDR fanno fatica, porca.
Però facciamolo ragionare. No, non mi faccio mica, cioè, mettiamo subito cose in chiaro. Io non ho voglia di mettermi a fare dei montaggi, faccio delle live perché sono la cosa meno impegnativa possibile. Uno si mette lì 4-5 CD, dice due stronzate. Il discorso è finito. Cioè, come fanno questi YouTuber che si mettono a fare questi montaggi galattici, videocamera da 900 euro, roba del genere, non fa decisamente per me. No, teniamo questa impronta un po' più punk, diciamo, un po' più garage della cosa e vediamo un po' come va. Che dire? Alla prossima.